dà il pallone, altrimenti come fanno? Siamo in questa grandissima serata, un tuo ricordo anche di Nino Manfredi personale, se l'hai. Se ce l'ho. Io sono nato con pane e cinema italiano, ladri di biciclette, voglio dire, quindi per me Totò, Nino Manfredi, Sordi, De Sica, sono stati veramente delle persone che mi hanno influenzato talmente tanto che la mia musica si ispira tantissimo al neorealismo, comunque al cinema in bianco e nero, perché erano artisti che non avevano grandi studi, ma avevano un'arte straordinaria. Che e poi li studio sempre quotidianamente attentamente. E fai bene, anche noi. È un messaggio anche per i giovani di adesso. Sì, bravissimo, esatto. Sì, sì, perché c'è da molto da imparare. C'è un film, Café Express, che secondo me è veramente una grande scuola che chiunque vorrà intraprendere la vita artistica bisognerebbe tutti quanti guardarlo a memoria, ma ci sono un sacco di film di Nino. Sì. È un grande onore, però l'ho conosciuto adesso, signor Erminio, è stata una grande emozione. È stata gentilissima anche con noi. Noi siamo di Alatri, tu sei stato in concerto anche ad Alatri. Guarda, io qua ero uno di quei ragazzi che faceva anche il coro Paolo Belli, pagaci da bere. Te l'ho pagato? No. Allora questa sera è la volta buona. Sono uno che grazie a Dio da queste parti viene spesso a suonare, e dico grazie a Dio perché mi permettono di fare una cosa che Frank è gratis, che è il mio hobby. Mi pagano per fare una cosa che è il mio hobby. E poi ogni volta che io faccio un concerto da queste parti, poi l'anno dopo mi richiamano, Ceccano, Alatri, Sora, Frosinone. Noi ti abbiamo anche immortalato in bicicletta al Giro d'Italia. Sta zitto, ma quello è stato era un calvario per me. Ecco, Daniele Battaglia, abbiamo anche lui qua da Stop Music. Piacere, ciao, Claudio. Ciao. Allora siamo in questa serata, se hai un tuo pensiero su questa serata per Nino. Ma per me è bellissimo perché a me piace tantissimo giocare a calcio e legando la beneficenza si fa due cose in una volta, quindi mi diverto e faccio beneficenza. Poi c'è anche da ricordare un grandissimo attore, ma senza nulla togliere alla grande caratura di Nino Manfredi, c'è da ricordare la malattia che ogni anno porta via un sacco di persone, e quindi la ricerca deve andare avanti per questo progetto, quindi se sono qua è soprattutto per questo. Questo è il tema principale. Arrivando alla partita, ho visto anche un capitano d'eccezione. Sì, beh, diciamo che Mogol rappresenta per noi della Nazionale Cantanti il capitano d'eccezione. Poi ci sono di solito partita per partita, ma non lo dite amici a casa, cambiano i capitani. Però il capitano ufficiale è Mogol, perché se lo sa Mogol, tanto non ci sta guardando nessuno adesso, siamo noi due, basta. No, eccoci, non c'è nessuno. Se sa Mogol che il capitano non è lui, non si gioca più. Vabbè, noi tra po' andiamo da lui, facciamo finta che è lui il capitano. Esatto, dai. Voi ditegli che è il capitano lui. No, siamo stati un po' attenti alle pallonate perché qui sono pericolosi. Sì, ma tanto danno tutti i piedi a banana, quindi non ti preoccupare. Ciao, ciao. Siamo con il grande capitano della situazione, il grandissimo Mogol. Un ricordo per Nino Manfredi. È stato un grandissimo attore, un grandissimo comico, grande personaggio dell'Italia. Siamo tutti emozionati. Ancora vivo per tutti noi. E siamo qui per unirci alla sforzo di solidarietà di sua moglie, che contribuisce ad aiutare coloro che sono malati di questa grave malattia che è la sclerosi multipla. È bello vederti così in tenuta sportiva. Non so se sono bello, anzi dubiterei di questo fatto. Sicuramente mi piace star qui con questi miei compagni giovani a lottare sul campo. Paolo, lo so che siamo tanti, un po' di pazienza. Volevo fare il pallonetto e mi hai distratto. Adesso è colpa mia, vabbè, l'importante è che lo fai in partita. No, in partita faccio peggio, in partita non prendo proprio la palla. Siamo con il grande Vallesi. Se anche tu hai un ricordo per il grande Manfredi. Guarda, mi è già capitato di dirlo a vostri colleghi, è una persona che non è nel cuore di tutti noi italiani solo per il grande attore che è stato e per il professionista che era, ma proprio perché ha segnato una parte d'Italia bella, un momento di costume italiano a cui tutti noi siamo affezionati, anche se non l'abbiamo vissuto. Rappresenta un'Italia bella, un'Italia pulita,
l'Italia che non è più forse l'Italia di oggi purtroppo, e rappresenta dei momenti belli, per cui un bel ricordo in una partita, devo dire, che per noi rappresenta un vero e proprio derby, perché quello con gli attori è una partita, la partita più sentita dell'anno, perché loro sono forti, giochiamo spesso, le pedate voi. È tipo Roma-Inter. È tipo Roma-Inter o Roma-Lazio. Io però, per ringraziarsi i favori del pubblico di Frosinone, ci siamo messi il giallo sotto il blu, che sono i colori della squadra, per cui cerchiamo anche di coinvolgere gli indecisi così. Siamo nella terra di Nino, siamo nella terra del grande Nino, quindi grandissimo onore anche durante la partita. Grandissimo onore per essere qui insieme a tutte voi, e Frosinone ha risposto alla grande. Speriamo che vedrà uno spettacolo all'altezza delle aspettative. Hai visto che anche tu, perché Daniele Battaglia prima stavamo un po' ridendo, hai visto che è capitano questa sera? Grandissimo gol! E non lo schiodi, non lo schiodi per grandissimo prima posto. Dopo tantissime partite del cuore, vogliamo sapere se l'emozione è sempre la stessa o se c'è qualcosa di diverso. Ma sai, il nostro è un impegno che abbiamo preso da anni con la nazionale, quindi c'è sempre questa voglia di ogni evento nuovo che arriva e che si presenta di fare sempre di più, come la nostra sigla. Ma stasera siamo qui per Nino Manfredi. Sì, e questa è un'emozione grande, perché sono sempre stato attratto da quest'uomo che ha dimostrato a tutta l'Italia, non solo, di essere un grande uomo oltre ad essere un grande attore, quindi sono qui soprattutto per lui e per quello che posso fare per lui. Don't Stop Music, un saluto da Marco Masini, RCS, e Don't Stop Music a tutti gli amici. Ciao. Ci vediamo in gamba stasera, eh? Ciao, ciao. Ciao. La partita è neanche iniziata e già vediamo qualcuno sdraiato per terra che fa stretching. No, Paolo Vallesi si è appena alzato. Vediamo di fermare qualcun altro, ma stasera tantissimi ospiti a Don't Stop Music, grandissimo speciale dal Matusa di Frosinone. Inizia il riscaldamento della nazionale attori e vediamo se riusciamo a fermare qualcuno. Vabbè, abbiamo preso il numero uno, ovvero Carlo Verdone. Adesso vediamo cosa riusciamo a fare. La battuta al volo per il grande Nino Manfredi, questa è la sua serata. Beh, che dire, giocare per un personaggio che ha dato lustro al cinema italiano, per me, che dire, è una cosa meravigliosa. Uno dei tuoi maestri. Ma è il nostro maestro, sì. Diciamo, perché è quello che veramente ha dato lustro al cinema, a noi, ha fatto vedere, diciamo, veramente la grandiosità. Sì. E Nino è stato uno di quelli grandi, veramente, che io stare qui stasera mi emoziona molto. Però che dire, siamo tutti emozionati. Tutti emozionati e io sono felice. Perché siamo nella sua terra. Questo vuoi in particolare. Ma io, anche se non sono di questa terra, sì, è un piacere stare qui e fare qualcosa che serva a qualcuno. Questa è la cosa importante. E Nino è a capo a questo, che dire, è meraviglioso. Siamo tutti emozionati, stasera ti vogliamo in forma anche a te, eh? Anzi, fai un bel golletto ai cantanti che sono un po'. Si stanno prendendo in giro tra di loro, penso. Ma davvero? Okay. Ma poi guarda, alla fine non serve a niente. Non serve a niente, l'importante è quello che vince poi è il pubblico. Sì. E il pubblico è che venga fuori una bella partita, così ci divertiamo. Forza Frosinone anche questa forza sera. Forza Frosinone, forza noi, forza tutti. Ciao. E forza Nino Manfredi. Grande, grande Nino. È una specie di viaggio all'interno del mio, come dire, del mio cardio. Eh sì, perché se era vostro, era da tutti. Roma la seconda parte? Guai, Roma il secondo amore, certo, ma Giulia la prima. È la madre, guai, se uno dimentica quello, allora forse non fa bene nella vita. Perché la televisione ci ha rovinato tutto. Mo chi se dicono gli dal giornale, invece dice giudice è stata di Campidoglio, ci ha ido pure le cose, ha presentato, no, mo dicono giovedì al Campidoglio è stato presentato il ricorso al Parlamento. E allora dico, ma come cacchio parlano chi? No? Invece dovrebbe dire, di Campidoglio c'è il pubblico sindaco di Frosinone, che c'è il a dice, insomma ci vuole mannare soldi, se quattro bocche ci vuole mannare o no. Allora uno mantiene il proprio dialetto, invece la televisione ha un po', fra le cose belle che ha fatto, questo ha un pochettino distrutto i sapori delle nostre terre, perché se voglio uno sa imparare a parlare italiano, io ne capisco più, perché sentono, è vero, bisognerebbe fare un telegiornale in ciociaro, allora, capite?